Con l'arrivo della nuova piattaforma streaming della DC, la DC appunto ha annunciato nuove serie TV. Prima tra tutte Titans, che in Italia arriverà tra qualche tempo su Netflix. Ma siamo ancora senza una data ufficiale. A marzo del 2019 arriverà la serie dedicata alla Doom Patrol, e qualche giorno fa è stato condiviso un video dove finalmente possiamo vedere i nostri eroi in carne e ossa, si fa per dire. Per chi non lo sapesse, la Doom Patrol sono un gruppo di supereroi parecchio strani, somigliano vagamente agli X-Men ma senza quell'immenso successo. Insomma, andate a guardarvi quel video e fatevi un'idea. Ma avremo modo di conoscergli meglio durante la serie Titans. Dopo la Doom Patrol vedremo l'arrivo della serie live action dedicata a Swamp Thing. Di questa serie non si sa quasi nulla, ma sinceramente nutro parecchi dubbi a riguardo. Infatti, nonostante Swamp Thing sia un personaggio estremamente interessante, renderlo reale, trasporlo in live action appunto, mi sembra un'impresa al limite dell'impossibile. Non voglio essere negativo, ma preferisco non alzare le aspettative. Dopo Swamp Thing, sempre sulla piattaforma streaming della DC, vedremo il debutto di Stargirl. La serie seguirà le avventure di una ragazzina del liceo dalla vita apparentemente perfetta, fino a quando non scopre che il padre adottivo era un supereroe, o meglio, la spalla di un supereroe. Ispirata da questa nuova scoperta, la ragazza vorrà diventare una nuova e improbabile supereroina. E non ho assolutamente niente da dire su questa serie, la protagonista sarà questa ragazza qua. In un qualche momento durante il 2019 dovremo vedere l'arrivo anche della serie TV Metropolis. Questa serie andrà a raccontare la vita nella città di Metropolis prima dell'arrivo di Superman, e i protagonisti dei 13 episodi dovrebbero essere Lois Lane e Lex Luthor. Grazie ad HBO, nel 2019 dovremo anche vedere l'arrivo della serie TV di Watchmen. Anche in questo caso non sappiamo quasi nulla sulla serie, ma a quanto pare andrà a raccontare una storia inedita, perché la produttrice ha detto che vuole sì ispirarsi al fumetto, ma non ripeterlo. Infine dovrebbero continuare tutte le serie attualmente in corso, e l'Arrowverse dovrebbe arricchirsi con l'arrivo di Batwoman. Come sapete, io queste serie non le seguo con particolare interesse, ma sono sicuro che a qualcuno di voi farà piacere. Queste comunque erano le principali novità riguardo le serie live action della DC. Ovviamente non ho citato ogni singola cosa perché ci sono decisamente troppe serie basate sui fumetti della DC. Io sono sicuramente interessato alle serie che usciranno sul servizio streaming della DC e che in Italia spero e credo verranno distribuite da Netflix. Comunque gente, io per questo breve video concluso, fatemi sapere voi che cosa ne pensate di tutto quello che vi ho detto. Io come sempre vi invito a iscrivervi al canale e vi saluto. Ciao a tutti!